Vincenzo Cerami, scrittore, giornalista, sceneggiatore, candidato all'Oscar nel 1999 perché fra tutte le altre cose lui sceneggia La vita è bella. Ok? Quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando. Scrive con Roberto Benigni questo film che nessuno ci potrà più togliere perché ce l'abbiamo. Sono quelle opere d'arte che una volta diventate dell'umanità appartengono a tutti noi. Vincenzo Cerami ha avuto una figlia con un'attrice bella e famosa, Mimsy Farmer, un'attrice che ha dato il nome di Aisha alla figlia. E allora Aisha Cerami è qui con noi. Ben arrivata. Grazie, grazie. Aisha, poi parliamo di tutto, poi mettete l'asterisco, parleremo di un particolare condominio, non fa l'amministratore di condominio, ma vi lascio la curiosità. Aisha perché? Allora, quando mia madre era incinta negli anni 70, non dovrei dirlo, ma è così, era incinta di me, era attrice appunto, come appena detto, è andata a lavorare in Algeria, sì. Ed era incinta di me del sesto mese. Cosa successe però che ebbe un distacco della placenta, insomma, eccola. Oh. Ci furono, che impressione. Da mangiare a mozzichi. Ci furono dei problemi e ebbe un'emorragia molto importante. Venne portata in ospedale in Algeria negli anni 70, quindi possiamo immaginare la situazione. E i medici le dissero, anzi dissero a mio padre, o la madre o la figlia, non possiamo salvare entrambe. E mia madre si rifiutò di fare questa scelta. Genere. Io mi commuovo subito. Sì, 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 ma abbiamo libertà di commozione. Okay. Sì, sì. Siamo quindi, autorizzati. E quindi si oppose a questa scelta e disse no, salverete entrambi. E in effetti ce l'abbiamo davanti. Eccomi qua. E quindi per ringraziare diciamo, il mondo arabo così mi hanno dato questo nome Aisha che vuol dire forza vitale. E di forza vitale questa ragazza ne ha che adesso voi scoprirete quanta sia. Però è una storia molto bella. Rapporto con i genitori, nonostante figlia del cinema. Sì. E quindi come tale del cinema, della scrittura, quindi come tale di genitori che insomma erano autorizzati, sì, a non essere sempre presenti, ma famiglia bella, famiglia... Una famiglia, anche se appunto si sono separati, che avevo 5 anni, quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche che possono far pensare che io abbia passato un'infanzia o un'adolescenza complessa. Sicuramente ho avuto i problemi che spesso hanno i ragazzi con appunto famiglie un po' scapestrate, però c'è stato talmente tanto amore, ma talmente tanta fiducia anche nei miei confronti, che alla fine io sono... Penso di essere cresciuta piuttosto serena e anche molto grata. Allora, sì, questo si vede, possiamo sottoscrivere. È passata una fotografia di questo, ecco, di quest'uomo geniale, sì, ripeto, di quest'uomo geniale, che ha la propria figliola che decide di fare l'infermiera. Cioè, insomma, una delle passioni era... Io volevo fare l'infermiera. Voglio fare l'infermiera. Sì. Ma i genitori, che hanno sempre l'occhio lungo e vedono ben oltre... E il papà ha dato un'altra indicazione? Sì, diciamo che mio padre qualsiasi cosa io facessi per lui era perfetta. Che papà era? Era un papà che sapeva ascoltare, che si fidava ciecamente delle mie scelte. Mi criticava solo un po' su come mi vestivo, lui mi trovava un po' sciatta, perché lui era un uomo molto elegante, ci teneva moltissimo, quindi un po' da adolescente andavo vestita un po' da stracciona, lo ammetto. Quindi lui, come questo, tutti gli adolescenti, esatto, certo. Questo non, però insomma, a parte questo, era un padre presente, è stato proprio la mia roccia. Una bella roccia. Insomma, è stato fondamentale, lui mi ha spinto in qualche modo a scrivere sempre, cioè, mi ha sempre stimolata a cercare, a non fermarmi mai, ad avere coraggio delle mie scelte, a seguire i miei sogni, anche se sarebbero stati complicati. Non è stato uno di quei padri che voleva la figlia sistemata con... Io non sono neanche laureata, per dire. Neanche lui, comunque, lo era. Questo vuol dire che lui proprio mi ha sempre spinto a inseguire i sogni e io gli ho dato retta, quindi ne ho fatti un po'. Tanti di sogni. Io per esempio ho un ricordo di racconti, Aisha mi potrà correggere, racconti di fantascienza, sì, su Radio 24. Sì, che, sul Sole 24 che io Ore. Seguivo, sul Sole 24 sì, Ore, sì. Chiedo scusa, che io seguivo con
ma con passione, perché c'era dietro una capacità. Sì, io no? quando di scrittura. Sì, io quando appunto mio padre morì, presi il coraggio e decisi di scrivere, perché chiaramente per quanto mio padre mi potesse anche appoggiare, io non mi sentivo di mettermi in gioco con lui in vita, cioè non me lo dicevo neanche che volevo scrivere, me lo rimuovevo questo sogno, quindi ho fatto l'attrice, la cantante, ho fatto altre mille cose, però questo sogno l'ho sempre messo da parte. Quando purtroppo papà è morto, oltre all'immenso dolore, però ho acquisito il coraggio, cioè quel coraggio di cui mi aveva sempre parlato, e quindi qualche mese dopo ho cominciato a mandare racconti a destra e a manca, a tutti i giornali possibili e immaginabili. E mi hanno risposto in molti, devo dire, tra cui il Sole 24 Ore, sì, che mi fece questa proposta che mi sembrò bellissima, cioè di scrivere dei racconti settimanalmente, dei racconti di fantascienza. Di fantascienza. E vi posso garantire, ecco qua lo vediamo, insomma, qui è proprio... Sì, questo quando... è il giorno del mio matrimonio. Quando... E lui era molto contento perché il matrimonio durava poco, perché poi aveva una partita. Quindi questo era molto... molto alleggerito. Che uomo meravigliosamente meraviglioso, ecco, per lui dobbiamo andare di ripetizione, ma garantiamo che di scrivere in scrivere, di raccontare in raccontare, mi scuso per la, per me è Sole 24 Ore, Radio 24, io li rendo, come dire, gemelli. Gli altri Aisha Cerami. Allora, questo libro edito da Rizzoli, questo romanzo, sì, racconta il luogo più terribile nel quale ci si possa trovare, cioè il condominio. Sì, esatto. Ed è in realtà una metafora straordinariamente bella della vita, specie di quella che stiamo attraversando. Sì, diciamo che è proprio della vita da sempre, solo che oggi con i social, con questo nuovo modo di comunicare, tutto è molto più visibile. Però sì, è una metafora, si può dire, della comunità, della società, ed è anche un racconto sull'intolleranza. Sull'intolleranza, perché l'intolleranza non è una questione politica, a destra, a sinistra. L'intolleranza è proprio una questione che è un sentimento umano che tutti noi abbiamo, cioè che è legato alla paura dell'altro, alla paura del diverso, ma non solo dell'extracomunitario, la paura proprio di ciò che non conosciamo. Questa difficoltà ci porta quindi a una chiusura e a un'aggressività. Qui all'interno di questo condominio, questi condomini dovranno affrontare proprio l'altro, perché ci sarà una morte proprio all'inizio del libro, quindi non faccio spoiler, che libererà un appartamento, e quindi arriveranno i nuovi vicini. Però questi nuovi vicini non seguiranno le regole, diciamo, di buona creanza, secondo... Escono fuori canone, secondo i loro canoni. Esattamente. E, un palazzo, tre nuovi arrivati, il caos. Il caos. Infatti mi hanno detto che potrebbe anche avere una vena un po' noir, perché questi personaggi, sono 11 personaggi, si conoscono molto bene tra di loro, ma attraverso questa crisi, no, di questo rifiuto da parte dell'altro, si infragiliscono, e quindi tutto quello che hanno nascosto per anni piano piano comincia a uscire fuori, e quindi cominciano a uscire fuori le meschinità, quindi l'invidia, la gelosia, il tradimento e tutto quello che succede dietro la porta di un appartamento, no, che... E ripeto, è da leggere, rispetta il prossimo tuo come te stesso, non fare la spia, non avere segreti, tollera il diverso, purché accetti le tue regole, facile così. Certo. Mi domando, chissà papà che film ne avrebbe tratto, ma ne parliamo tra un attimo. Allora, chissà se in questo condominio fossero arrivati i due personaggi che ti presentiamo in questo momento. Marco Razzini e Marisa Stradella, lui ha 101 anni, lei 100, si sono sposati 67 anni fa e noi ovviamente con la nostra Marta Manzo siamo andati ad incontrarli. Chissà che condomini sono, vediamo. Era l'anno 1941, eravamo andato con due compagni d'università al parco di Monza. Al ritorno, arrivati a metà strada, vedo tra queste fioraia, tutto quanto, una fanciulla. Ero seduta in mezzo a un prato con dei fiorellini attorno ed ero lì tranquilla e facevo dei lavori a maglia. Ho visto un ragazzo che si avvicinava, molto bello. Mi sono fatto avanti e mi sono soffermata con lei.
e l'ho trovata già una fiammata di piacere, di amicizia. Di gioia. Sono partito il 1 agosto del 42 da Milano e sono rientrato a Milano dopo quello che è stato la parte militare con combattimenti, poi ho fatto anche la prigionia in mano ai soldati dell'Armata Rossa, eccetera. Sono tornato nel luglio del 1946. Io dormivo, la fotografia è sotto il cuscino. Ecco, lei all'insaputa della mamma, perché lei assolutamente, Marisa, si era messa in mente che, di aspettarmi senza sapere se ero vivo o morto. C'è ancora questo affetto grande, diciamo, eterno. Infinito. Infinito. Non finirà mai, fin tanto che saremo ancora qui vivi e vegeto. Marco è sempre molto cordiale, molto gentile, molto tutto. Qualche bacetto, sì, beh, diciamo, le preghierine, è una cosa semplice però. No, no, cerchiamo proprio di ognuno dire ma sì, eccetera. C'è degli alti e bassi, ma relativi, riferiti a delle sciocchezze. Poi siamo proprio legati, come ho detto, all'infinito. E ci dà tanta, tanta gioia, che ci porta a continuare a vivere. Con tanto amore, con tanto affetto, con tanto tutto, vero Marco? Certo, fammi un bacio, allora. Forza! Un bacio. No, miseria, sì. Noi volevamo regalare ad Aisha Cerami questo piccolo quadro di amore senza fine. Perché sì. 200 anni insieme. Incredibile, bellissimo. È lì, chissà, loro hanno visto tutto. No, hanno visto tutta la storia che noi studiamo, che i miei figli studiano. È impressionante. È impressionante come ancora siano anche così lucidi. Lucidi. In realtà, e chissà quanti altri avranno conosciuto nella loro vita. Assolutamente. No? Poi hanno detto che hanno avuto alti e bassi, no? E questo mi fa molto ridere, come minimo. Me lo auguro, perché sennò cioè, non è credibile. Mi raccontavi di una tua nonna, della tua nonna paterna? Sì, la madre di mio padre è morta con 105 anni. E fino a 105 meno un giorno era lucidissimo e si lamentava perché aveva male a un'unghia. Nel frattempo problemi. Intorno, certo. i cadaveri. Certo. E lei era straordinaria, andava a ballare, lei si fidanzava perché lei perse il marito molto giovane. Mio nonno è finito sotto un autobus, ahimè. E lei però si fece una scuola di fidanzati. Appena si ammalavano, li lasciava e dopo un po' si metteva con la... Perché lei... Forse non doveva raccontare. Però è vissuta fino a 105 anni. Ovviamente con una meravigliosa mamma attrice, ma parliamo della figlia di Vincenzo Cerami, capite? Cioè qualsiasi frase dica questa donna, qualsiasi frase scriva questa donna, frutto del suo lavoro, del suo impegno, della sua intelligenza, fatemelo dire, del talento. Grazie. Di Aisha Cerami a vivere ad essere una persona deliziosa è Casa Cerami, cioè proprio sì. Pum, è una fotografia perfetta. Gli altri, Romanzo Rizzoli, Aisha Cerami, grazie di essere stata con noi. Grazie mille, e veramente. 101 anni di felicità. Grazie questo di cuore. Grazie. Noi ci siamo, ci fermiamo, ma noi ci fermiamo e torniamo tra un attimo, siamo con voi, grazie. Grazie.